Ciao amici, bentornati sul canale per una nuova recensione. Oggi andremo a vedere la borsa GVXL01 della Linux Line. Per chi già la conosce, bene, benissimo, andremo appunto a recensirla, a vedere come è fatta nei dettagli, le caratteristiche. Per chi ancora non la conosce, beh, sappiate che vi sto per presentare un prodotto che sembra fatto apposta per le nostre veste. Andiamo a vederla. Bentornati sul canale amici, o benvenuti se siete nuovi arrivati. In ogni caso io vi invito a controllare qui sotto e verificare se siete iscritti, mi raccomando iscrivetevi perché è molto importante, è gratis ed è il modo migliore per supportare tutto questo lavoro, nuovi video e non perdervi le prossime puntate, le prossime recensioni. Entriamo nel vivo del video però e andiamo a parlare di questa borsa della Givi. Innanzitutto voglio ringraziare la Givi perché, come sapete, Givi supporta Vespa Crazy Riders, supporta i miei viaggi e mi ha fornito tutto questo bellissimo materiale che ci tengo a presentare. Non è una collaborazione casuale, ma sapete che Givi è uno dei migliori marchi per quanto riguarda gli accessori da moto, per i viaggi soprattutto, e quindi è nata questa bellissima collaborazione. La borsa XL01 della Linux Line è una borsa da 15, espandibile fino a 20 litri. Nasce per essere montata sulle borse laterali, ad esempio, o sopra i top case, o anche sulla sella. Ma sulla Vespa è veramente perfetta, sembra fatta apposta per essere montata sul portapacchi anteriore. Ha la stessa larghezza dello scudo, ha un'altezza che non va a interferire con il fascio di luce del faro ed ha delle soluzioni davvero davvero intelligenti che adesso andiamo a vedere. Chiaramente potete montarla dove volete, anche sul sellino, sul portapacchi dietro, insomma. Però se state cercando una sola borsa per il vostro equipaggiamento, fate attenzione anche alla XL02 che è un po' più capiente, quindi potete sì metterla sempre qui davanti, sarà un po' più ingombrante, ma anche messa al posteriore, dove c'è più spazio chiaramente per caricare, farà la funzione di borsa principale molto bene. Quindi se state cercando una borsa sola principale, valutate anche l'XL02. L'XL01, secondo me, è perfetta qui davanti, in combinata con altre borse e altri accessori che andremo a vedere in altre recensioni. Adesso avvicinatevi che vi mostro tutti i dettagli di questa borsa. Partiamo quindi dall'esterno, abbiamo materiale in poliestere, il fondo antiscivolo, inserti riflettenti e tutti i materiali sono appunto resistenti ai raggi UV. Qui abbiamo una prima tasca esterna, molto comoda, e adesso andiamo ad aprirla. Subito la prima cosa furba di questa borsa è l'apertura, che è esattamente pari a tutta la superficie, quindi possiamo sfruttarlo al pieno perché aprendola possiamo inserire oggetti larghi quanto la borsa, e questo non è un fattore da poco perché non tutte le borse sono così. Qua tutti i miei adesivi che mi porto sempre in giro per i follower, e questa è la sacca interna waterproof ad altissima resistenza IPX5, quindi proprio resiste alle peggio piogge ed è removibile, quindi in questo modo noi possiamo sganciarla ed andare a utilizzare la borsa senza, che comunque ha delle ottime cuciture, anche se non sono nastrate, ma la borsa in sé è già stessa, garantisce una discreta protezione contro la pioggia. La borsa invece ha la classica chiusura impermeabile, che è la migliore così ad arrotolamento, e poi con le clip, così impermeabilità totale. Abbiamo poi numerosi passacinghia come questo per fissarli proprio direttamente ad altre borse, come dicevamo prima, sopra i top case, sopra le valigie laterali. E poi la cosa bella, come vedete, che come è fissata al portapacchi, sembra che non abbia niente, sia appoggiato così, sistema veramente ben fatto con questi gancetti, queste fibre integrate, quindi estetica bellissima perché non dobbiamo stare lì a legare cinghie, ma semplicemente li sganciamo così, due frontali e due dietro, e possiamo quindi rimuovere la nostra borsa. Quindi sfiliamo le nostre cinghie dai passanti, due davanti e le altre due dietro, e la borsa è sganciata. Vedete il fondo antiscivolo molto robusto,
e tramite questa cerniera è possibile espanderla. In questo modo si aumenta il volume fino a 20 litri. C'è anche lo spallaccio regolabile per portare la tracolla. E ultima cosa molto furba, la possibilità di utilizzare un lucchetto per chiudere la cerniera. Io sulla Vespa per le varie borse utilizzo diversi lucchetti che hanno tutti la stessa chiave, quindi comodissimo, con una chiave sola mi vado a chiudere tutti i miei bagagli. Abbiamo poi queste due maniglie, una per lato per il trasporto a mano, comodissime, e numerosi passanti per, appunto, come vi dicevo prima, per legarla in diversi modi, ai vari top case, borse laterali, o per far passare le cinghie di fissaggio, che in questo caso io ho fissato al portapacchi, in diverse posizioni, quindi più stretto o più largo, ad esempio, a seconda che il punto di fissaggio richieda una o l'altra posizione. Amici, abbiamo visto la XL01, come sempre vi lascio il link in descrizione per acquistarla. Davvero un gran prodotto, avere dell'equipaggiamento di qualità vi garantisco che vi fa la differenza nei viaggi. Fa la differenza in termini di organizzazione, quindi di comfort, di praticità e in sostanza di quanto vi godete il viaggio. Quindi vi auguro buona strada, buon viaggio, buone avventure e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Oh!